Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Pentecoste, festa dello Spirito Santo. I Vangeli l'hanno raffigurato in forma di colomba, in forma di fuoco, ma è ovvio che nessuna immagine è in grado di dire tutto di lui. Nella composizione poetica che precede il Vangelo di questa solennità vengono presentate le sue competenze. Padre dei poveri, è detto. Ci sono momenti nella vita nei quali, anche se sia tutto, ci si sente lo stesso poveri, impotenti. Datore dei doni, quei doni che di solito chiamiamo doti, l'intelligenza, l'amore, la creatività, la costanza. Luce dei cuori. A chi non accade di trovarsi in qualche momento di smarrimento e dover dire non ci vedo chiaro? Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo. Noi possiamo cercare di consolare chi è nella tristezza, dirgli fatti coraggio, ma il coraggio non glielo possiamo dare. Lo Spirito Santo invece sì. Vieni e bagna ciò che è arido, l'aridità. E chi non conosce l'aridità? Non aver più stimoli per fare le cose con un po' di entusiasmo, per continuare ad amare, a credere, a pregare. Vieni e bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ci sono ferite del corpo, ma ci sono anche ferite dell'anima, piaghe provocate da esperienze di vita che continuano a far male, stentano a rimarginarsi. Vieni e sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Certi comportamenti sbagliati, ostinati, certe ottusità che più passano gli anni più si sclerotizzano, diventano dure come pietre. Vieni e piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido. Penso all'insensibilità di fronte a certe tragedie umane. Sarà la paura, sarà che se ne sentono troppe, ma non è una buona ragione perché il cuore diventi di ghiaccio. Vieni, Spirito Santo, e scalda ciò che è gelido. Ecco quello che potrebbe, che vorrebbe fare lo Spirito della Pentecoste. Uso il condizionale, perché vi è una condizione da rispettare. Quando è che lo Spirito può fare questo? Il giorno di Pasqua, risorto, Gesù aveva detto ai discepoli: il Padre ha mandato me in questo mondo, adesso io mando voi. Dove? Nella vita reale, fatta di giorno dopo giorno. Ecco la terra di missione. E dal momento che per ogni missione occorre essere equipaggiati, ecco l'equipaggiamento: ricevete lo Spirito Santo. Chi vive un'esistenza individuale o familiare, chiusa come un guscio, stia pur certo, non può ricevere lo Spirito Santo. Cosa se ne farebbe dell'equipaggiamento uno che non viaggia mai? Buona Pentecoste, allora, che possiamo essere anche noi tra questi viandanti per i quali la vita è ogni giorno missione. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.